A Napoli, sì, sono nato a Napoli, in una piccola casa, intorno al 1670, forse nel 1668. Il signor Giambattista Vico, egli è nato in Napoli l'anno 1670 da onesti parenti, i quali lasciarono assai buona fama di sé. Il padre fu di umore allegro, la madre di tempra assai malinconica. E così entrambi concorsero alla naturalezza di questo loro figliuolo. In perciò che fanciullo, egli fu spiritosissimo e impaziente di riposo, ma in età di 7 anni, essendo col capo in giù piombato da alto fuori di una scala nel piano, onde rimase ben 5 ore senza moto e privo di senso, e fiaccatagli la parte destra del cranio, senza rompersi la cotenna, quindi dalla frattura cagionata di uno sformato tumore, per gli cui molti e profondi tagli il fanciullo si dissanguò. Talché il cerusico, osservato rotto il cranio, considerando il lungo sfinimento, ne fe tal presagio, che egli o ne morrebbe o arebbe sopravvivuto stolido. Però il giudizio in niuna delle due parti, la Dio mercè, si avverò. Ma dal guarito malore provenne che indi in poi e crescesse di una natura malinconica ed acre, qual de essere degli uomini ingegnosi e profondi, che per l'ingegno balenino in acutezze, per la riflessione non si dilettino dell'arguzia e del falso. Per lungo tempo senza libri, un vero patito, per divenni ancora la mia convalescenza, il segnale il filosofo, poi ritornai a costruire un personaggio, per la veloce, molto, nella portata maestro da casa, fare attenzione, ho trascurato. Mio padre e il maestro si incontrarono. Dopo lunga convalescenza di ben 3 anni, restitutosi alla scuola della grammatica, perché egli speditamente eseguiva in casa ciò se gli imponeva dal maestro, tale speditezza, credendo il padre che fosse negligenza, un giorno domandò al maestro se il suo figliuolo facesse i doveri di buon discepolo. E colui, affermandoglielo, il pregò che raddoppiasse a lui le fatiche. Ma il maestro, scusandosene, perché il doveva regolare alla misura degli altri suoi condiscepoli, ne poteva ordinare una classe di un solo, e l'altra era molto superiore. Allora, essendo a tal ragionamento presente il fanciullo, con grande animo pregò il maestro che permettesse a lui di passare alla superior classe, perché esso avrebbe da sé supplito a ciò che gli restava in mezzo da impararsi. Il maestro, più per sperimentare ciò che potesse un ingegno fanciullesco che avesse da riuscire infatti, glielo permise. E con sua meraviglia sperimentò tra pochi giorni un fanciullo maestro di sé medesimo. Il padre fu consigliato mandarlo dai padri gesuiti, dai quali fu ricevuto nella loro seconda scuola. Ma per un'offesa fatta esso lui, il Giambattista, risentito, si uscì da quella scuola e, chiusosi in casa, da sé apprese ciò che rimaneva dai padri a insegnarsi nella scuola prima e in quella dell'umanità, e passò l'ottobre seguente a studiare la logica. Nel qual tempo, essendo di età, egli si poneva al tavolino la sera, e la buona madre, risvegliatasi dal primo sonno e per pietà comandandogli che andasse a dormire, più volte il ritrovò aver lui studiato infino al giorno, lo che era segno che, avanzandosi in età tra gli studi delle lettere, egli aveva fortemente a difendere la sua stima da letterato. Dove mi ritiravo per meditare e scrivere le mie in famiglia poche mele, generose vendette, troppo angusti per l'ozio necessario, disperata, preoccupata, in ansia di gli strepiti. Erano a lui in troppe angustie ridotte le familiari fortune, ed aveva un ardente desiderio di ozio per seguitare i suoi studi, e l'animo aborriva grandemente dallo strepito del foro. Quando portò la buona occasione che, dentro una libreria, Monsignor Geronimo Rocca, vescovo di Ischia, giureconsulto chiarissimo, come le sue opere il dimostrano, ebbe con esso lui un ragionamento d'intorno al buon metodo di insegnare la giurisprudenza, di che il Monsignore restò così soddisfatto che il tentò a volerla andare ad insegnare a suo nipote in un castello del Cilento, di bellissimo sito e di perfettissima aria, il quale era in signoria di un suo fratello, signor Don Domenico Rocca, che poi sperimentò gentilissimo suo mecenate, perché l'arebbe dello in tutto pari ai suoi figliuoli trattato, come poi in effetto il trattò, ed ivi dalla buona aria del paese sarebbe restituito in salute, ed avrebbe tutto l'agio di studiare. Così egli avvenne, perché quivi, avendo dimorato ben 9 anni, fece il maggior corso degli studi suoi, profondando in quello delle leggi e dei canoni, al quale il portava la sua obbligazione. Per gli studi vi rimasi 9 anni, Cartesio 9 anni, Annales certo, Tacito mia lettura 9 anni, Franca. Vico ammirava due soli, soprattutto gli altri dotti, che furono Platone e Tacito,
perché con una mente metafisica incomparabile, Tacito contempla l'uomo qual è, Platone qual deve essere. E come Platone con quella scienza universale si diffonde in tutte le parti dell'onestà che compiono l'uomo sapiente l'idea, così Tacito discende a tutti i consigli dell'utilità, perché tra gli infiniti irregolari eventi della malizia e della fortuna si conduca bene l'uomo sapiente di pratica. Finalmente venne a lui in notizia Francesco Bacone, signor di Verulamio, uomo ugualmente di incomparabile sapienza e volgare e riposta, siccome quello che fu insieme un uomo universale in dottrina ed in pratica, come raro filosofo e gran ministro di Stato dell'Inghilterra. Come Platone il principe del sapere dei greci e un Tacito non hanno i greci, così un Bacone manca e dai latini e dai greci. Che un solo uomo vedesse quanto vi manchi nel mondo delle lettere che si dovrebbe ritrovare e promuovere, ed in ciò che vi ha di quanti e quali difetti sia egli necessario emendarsi. E propostisi il vico questi tre singolari autori da sempre avergli avanti gli occhi nel meditare e nello scrivere, così andò dirozzando i suoi lavori d'ingegno. Il quarto autore, da aggiungersi agli tre altri che egli si aveva proposti, Ugon Grozio, pone in sistema di un dritto universale tutta la filosofia e la filologia. Grozio è il quarto autore da aggiungere agli altri tre, Platone, Tacito, Bacone, importante per lo stesso tra filosofia e il tempo senza libri. Il signor Giambattista Vico, egli è nato in Napoli l'anno 1670. Fu fanciullo spiritosissimo e impaziente di riposo, ma in età di 7 anni, essendo col capo in giù piombato da alto fuori di una scala nel piano, il cerusico, osservato rotto il cranio, ne fu tal presagio, che egli o ne morrebbe o avrebbe sopravvissuto stolido. Però il giudizio in una delle due parti si avverò, ma dal guarito malore provenne che indi in poi e crescesse di una natura malinconica ed acre. Dopo lunga convalescenza di ben 3 anni, restituitosi alla scuola della grammatica, con grande animo pregò il maestro che permettesse a lui di passare alla superior classe, perché esso avrebbe da sé supplito a ciò che gli restava in mezzo da impararsi. Il maestro, con meraviglia, sperimentò tra pochi giorni un fanciullo maestro di sé medesimo. Il padre fu consigliato mandarlo da padri gesuiti, da quali fu ricevuto nella loro seconda scuola, ma per un'offesa fatta esso lui, che Giambattista, risentito, si uscì da quella scuola e, chiusosi in casa, da sé apprese ciò che rimaneva dai padri a insegnarsi nella scuola prima e in quella dell'umanità, e passò l'ottobre seguente a studiare la logica, nel qual tempo, essendo di età, egli si poneva al tavolino la sera e studiava infino al giorno, lo che era segno che, avanzandosi in età tra gli studi delle lettere, egli aveva fortemente a difendere la sua stima da letterato. Erano a lui in troppe angustie ridotte le familiari fortune, ed aveva un ardente desiderio di ozio per seguitare i suoi studi. La buona occasione, dentro una libreria, un signor Gerolimo Rofka ebbe con esso lui un ragionamento d'intorno al buon metodo di insegnare la giurisprudenza, di che il monsignore restò così soddisfatto che il tentò a volerla andare ad insegnare ai suoi nipoti in un castello del Cilento, di bellissimo sito e di perfettissima aria. Quindi, avendo dimorato ben 9 anni, il signor Vico fece il maggior corso degli studi suoi. Vico ammirava, sopra tutti gli altri dotti, Platone e Tacito, perché Tacito contempla l'uomo qual è, Platone qual deve essere. Finalmente venne a lui in notizia Francesco Bacone, signor di Verulamio. Come Platone è il principe del sapere dei greci e un Tacito non ha i greci, così un Bacone manca e dai latini e dai greci. E propostisi il Vico questi tre singolari autori da sempre avervi avanti gli occhi nel meditare e nello scrivere, così andò dirozzando i suoi lavori di ingegno. Il quarto autore, da aggiungersi agli tre altri che egli si aveva proposti, Ugon Grozio, pone in sistema di un dritto universale tutta la filosofia e la filologia. Principe del sapere, 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 principe del sapere,